per domani, Sì, quindi vabbè, vedete un po' domani. voi. E dopo ci saranno, nell'ordine, Gabriele Ricci, che si occupa di selezioni, Giulia Passaseo e Serena Ferramosca, che rappresentano l'azienda Sei Consulting, una grande azienda, e anche loro si occupano di selezioni. Per cui voi, a stretto giro, dopo l'intervento della dopo l'intervento di Gabriele Ricci, i 15 ragazzi, ragazze che si sono autocandidati per fare il colloquio saranno invitati a spostarsi nell'altra stanza insieme a Gabriele e a seguire dopo con Giulia Passaseo. Per cui 10 minuti di Sì, intervento della prof perché deve essenzialmente. programmare le cose per domani e poi al via i colloqui. Buongiorno a tutti. Gran parte delle cose, insomma, ce le siamo dette. Io avevo preso degli appunti proprio in relazione al film per farvi riflettere sul film, però un po' ce le siamo già dette queste cose. Cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere sicuramente, voi bene, oramai la giornata vi ha fatto emergere questo. Sicuramente nel momento in cui voi affronterete un colloquio di lavoro, nella speranza che sia il più produttivo per il vostro futuro, dovrete manifestare le vostre competenze hard skills anche dette, perché si usa molto la terminologia inglese, e quelle, come dicevamo prima, sono quelle certificabili, quantificabili, quindi sicuramente il vostro diploma, un eventuale ulteriore titolo di studio, certificazioni, competenze, e poi soprattutto voi dovrete dimostrare le vostre abilità comportamentali che sono relazionali, che sono relative alla vostra persona e al rapporto con gli altri, perché il luogo di lavoro non sarà mai un luogo sull'Himalaya, sul Tibet, lì soli, ma sarà sempre un luogo in cui voi dovrete collaborare con gli altri. La dinamicità della realtà attuale, la nostra società liquida, non ci permette di essere singoli, separati dagli altri, ci costringe, e questo però non è una costrizione negativa, qualcosa di positivo, a relazionarci sistematicamente con gli altri e a cambiare anche noi stessi nel tempo. Le nostre abilità non sono delle abilità che acquisiamo a 3 anni, a 5 anni, a 10 anni e rimangono stabili, così come le competenze. Si evolvono le une e le altre, quindi noi dobbiamo essere pronti, noi perché anche noi continuiamo, nonostante, cioè, io lo dico sempre ai ragazzi, cioè, non è che una volta che abbiamo conseguito la laurea abbiamo imparato a essere docenti, il docente è un ricercatore, quindi lo fa strada facendo, apprende strada facendo anche dal ritorno che ha dai propri ragazzi. E così dovrete fare anche voi, nel momento in cui vi troverete nel lavoro dovrete essere sempre pronti, ed è questa un'abilità, sempre pronti ad apprendere, sempre a fare tesoro dell'esperienza per poter migliorare nella propria attività. Le altre invece le accennavamo prima, ripeto, io avevo preso anche degli appunti del film proprio perché ricordassimo assieme alcune scene. Per esempio, quello che a me è piaciuto molto è anche quando sua prediletta, tutta Piarella, tranquilla, si avvicina e dice: "No, questo reggiseno è più bello così, lo nominiamo Santa Lucia o qualcosa simile, perché vuole mettere gli occhietti." Secondo voi, quale abilità ha dimostrato com'era, sua Prediletta. prediletta? Quale abilità ha dimostrato? Quale skills? Creatività. Nel posto di lavoro, è brava. È importante la creatività, è importante avere quell'idea. Ce ne sono tante, Armida, all'idea dell'azienda, all'idea, all'obiettivo fisso, all'idea di creare qualcosa di proprio. È bellissimo quando alla fine dice: "Ragazzi, ma non ci abbassiamo al ricatto. Noi siamo state ricattate, è vero, e ne abbiamo sofferto, ma non ci abbassiamo al ricatto. Sì, Loris ci ha mandato questo video, possiamo ricattare Veronica." Noi abbiamo loro in mano, consapevolezza delle proprie potenzialità. Questo
e nello stesso tempo appunto obiettivo, cosa vogliamo fare, ma ci vuole anche la creatività, uscire fuori dagli schemi, pensiero laterale, divergente, lo si chiama in tante maniere, vuol dire avere quell'intuizione, quella capacità di pensare fuori dagli schemi, che talvolta è fondamentale per risolvere una situazione. Quindi sono tutte delle abilità che, come dicevo prima velocemente, si acquisiscono nel corso della vita. Si acquisiscono prima di tutto in famiglia, sin da piccoli, perché poi tra l'altro sono strettamente collegate anche alla nostra percezione che abbiamo, la percezione di me, la mia autostima. Più mi considero valido, più riesco anche a avere queste abilità, svilupparle e viceversa, sono strettamente correlate. E quindi in famiglia, una famiglia che mi supporta, non che mi esalta, né che mi sminuisce, ma che mi supporta, sicuramente mi aiuta nello sviluppare queste abilità. Poi la scuola, poi dicevo i gruppi dove dobbiamo, dovete, io mi voglio mettere sempre in mezzo, uscire dalla comfort zone. Anche perché questa, che sembrava una zona confortevole, l'abbiamo vissuta 2 anni in pandemia. Sì, i primi 10 giorni sono stati confortevoli. Ah, a casa, non mi devo alzare, non devo prendere il pullman, poi sto schiacciatina, poi il prof mi interroga, invece qua tengo tutti i bigliettini appesi, poi c'ho l'auricolare, la compagna o il compagno mi suggerisce. Lo sappiamo, non è, l'abbiamo sempre saputo anche quando eravamo in DAD. E quella è stata bello, primi 10 giorni, poi ne abbiamo risentito tutti e oggi molti ragazzi, tantissimi, hanno necessità di affrontare le problematiche attraverso dei colloqui psicologici, se ne è reso conto anche le istituzioni, se ne sono rese conto con i bonus psicologici. L'abbiamo vissuta male, noi dobbiamo invece uscire dalla comfort zone per entrare in relazione con gli altri. Un'altra attività che è molto utile per sviluppare queste competenze è quella dello sport, anche individuale o in gruppo. In gruppo ovviamente ci permette di nuovo di sviluppare quelle capacità di interagire con gli altri, di dialogare, di trovare il compromesso, di trovare la strategia per far canestro, per fare gol, eccetera. Ma anche lo sport individuale. Perché, secondo me? Perché andare a correre da soli in mezzo alla campagna favorisce un'abilità? Quale abilità mi può favorire, secondo voi? Io ci vado a correre 3 volte al giorno, io no, 3 volte a settimana, però vabbè, c'è chi va in palestra, c'è chi va a scuola di danza, perché? Dai! Se ne ho visto un labiale ma non ho fatto in tempo a leggere. Domani li interroghi, eh? No, non è possibile. A parte no, vabbè. Ma loro sanno che io sono... faccio da parte. Poi finora non ho mai addentato nessuno. Beh, qual è l'abilità? Se io mi prefiggo di correre, di insistere nelle mie attività perché voglio migliorare la mia forma fisica, perché voglio fare fiato, quale abilità sto sviluppando? Che è utile anche nel mondo del lavoro? Dai, la costanza, la perseveranza, non perdere mai di vista l'obiettivo. Quindi anche lo sport, anche quello individuale, attività fondamentale per imparare a sviluppare queste abilità, per imparare su se stessi. Altra cosa fondamentale, l'altro giorno parlavo col presidente del gruppo di volontariato, Andrea aiutami, come si chiama? La protezione civile, dicevo Andrea perché è un nostro studente e fa parte della protezione civile, e il presidente della protezione civile si lamentava di questo: abbiamo pochi ragazzi che fanno volontariato, ma fare volontariato, non perché io stia facendo pubblicità alla protezione civile, non ne hanno bisogno, però fare volontariato
in quell'associazione, come anche lì poi ne abbiamo altre, ma anche nei paesi vicini. Cosa serve? Cosa sviluppa? Cosa ci permette di fare? Nel momento in cui io faccio il volontario, ho a che fare con chi? Con persone che stanno benissimo, sono al ristorante, no, hanno sicuramente una situazione di disagio, quindi sviluppo l'empatia e nel mondo del lavoro è fondamentale. Quindi non ci chiudiamo, chiudo io però, non ci chiudiamo nel nostro guscio, confrontiamoci perché il mondo del lavoro ci chiederà di confrontarci, vi chiederà di confrontarvi. E vi chiederà quindi di essere sempre più bravi nella relazione con gli altri, oltre che nelle vostre personali competenze, ovviamente, che dicevo vanno sempre sviluppate. Grazie.